Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 12 ottobre, ricordiamo San Serafino da Montegranaro, un confratello cappuccino. Ascoltiamo. San Serafino da Montegranaro fa parte a pieno titolo della schiera dei santi che hanno arricchito fin dall'inizio l'ordine cappuccino. A 18 anni entrò in convento a Tolentino e fece il noviziato a Iesi. Dopo aver peregrinato nei vari conventi delle Marche, si stabilì definitivamente ad Ascoli Piceno. Preghiera, umiltà, penitenza, lavoro e pazienza tra i pilastri della sua spiritualità. Egli aveva assimilato così profondamente l'esortazione evangelica a pregare sempre, senza stancarsi mai, che la sua mente restava abitualmente immersa nelle cose dello spirito, tanto da estraniarsi non di rado da ciò che lo circondava. Si soffermava a contemplare la presenza divina nel creato e nelle persone e ne traeva spunto per una costante unione con Dio. La sua preghiera si prolungava per ore nel silenzio della notte, alla luce tremolante della lampada che nella chiesa conventuale ardeva davanti al tabernacolo. Sostava a lungo in estatica adorazione davanti al Santissimo Sacramento, lasciando che la sua orazione si elevasse come incenso gradito al Signore. Animato da intenso amore per la passione di Cristo, si soffermava a meditare sui dolori del Signore e della Vergine Santissima. Amava ripetere lo Stabat Mater e recitandolo si scioglieva in lacrime fra la commozione di coloro che lo ascoltavano. Portava sempre con sé il crocifisso di Ottone, che è ancora oggi conservato come preziosa reliquia. Con esso usava abitualmente benedire gli infermi, implorando per loro la guarigione fisica e spirituale. Lo stile di vita umile ed essenziale sono eloquenti testimonianze dell'amore che nutriva per Madonna Povertà. Amava frequentare gli strati meno abbienti e più emarginati della popolazione per percepirne le esigenze anche nascoste, per lenirne le pene fisiche e spirituali. Stessa disponibilità mostrava verso quanti bussavano alla porta del convento. Fu grande pacificatore delle famiglie, modulando sapientemente, a seconda delle circostanze, forti richiami, gesti di amorevole solidarietà e parole di incoraggiante consolazione. La morte lo colse il 12 ottobre 1604, quando la sua fama di santità era già diffusa e sentita. San Serafino è stato un confratello molto particolare, pittoresche anche sono le descrizioni che noi ne abbiamo, con questo abito portato un po' così, soprattutto sempre questa barba arruffata, capelli arruffati, ma quello che ci colpisce in realtà è la tenacia della sua preghiera. Era veramente un uomo di preghiera instancabile, tant'è che passava più tempo in chiesa che non nella sua piccola celletta, anche di notte, soprattutto di notte. E quando veniva scoperto in questa sua pratica di preghiera, qualsivoglia il momento della giornata, lui faceva finta di dormire. Anziché vantarsi di questa sua capacità di preghiera, faceva finta di dormire e dice: capita che io dorma più qua che non in refettorio quando siamo insieme. Che cosa dobbiamo imparare? Innanzitutto una piccola domanda: quanto tempo passiamo noi in chiesa? Siamo quelli che entrano 2 minuti prima della messa, anzi 2 minuti dopo del suo inizio, e poi scappiamo subito via, oppure andiamo in chiesa e rimaniamo lì anche senza dover partecipare all'Eucaristia, senza un motivo preciso, se non quello di rimanere in silenzio, ad affidare il nostro cuore al Signore, a riposare, a cercare Lui, a cercarlo in chiesa. Allora un bel invito questo, cerchiamo di passare più tempo in chiesa, magari senza le preghiere che coinvolgono il resto della comunità, ma solo noi, il silenzio e Gesù. Qualcosa di importante sicuramente accadrà e per questo ci affidiamo all'intercessione di questo nostro grande confratello cappuccino. San Serafino, prega per noi.